A continuazione andiamo a entrare in ipnosi con la via rapida a Ewa, che 15 minuti fa ha terminato una seduta di ipnosi, ma la registrazione ha subito un errore della camera che non ho visto perché l'immagine era alle mie spalle. Avevo autorizzato a condividerla e siccome abbiamo del tempo andiamo a chiedere a Awak. Vamos a pedirle a Awak. Un extraterrestre con cui la conversazione è terminata poco fa, che ci ripeta tutto il processo con tutte le informazioni che ci ha dato. Quindi profondo, molto profondo. Conterò da 5 a 1 e vai molto profondo, tanto profondo quanto un momento fa. 5, vai molto in profondità. 4, molto, molto profondo. 3, 2, 1, profondo. Ora ti chiedo il permesso per contattare nuovamente Awak. Awak, sei lì? Sì. Sarebbe possibile, per avere la registrazione che si è persa, ripetere tutto il processo precedente con tutte le informazioni che ci hai dato? Quali informazioni? Tutte le informazioni che ci hai dato. In questo momento io starò in silenzio e lascerò che tu ripeta tutte le informazioni che ci hai dato prima. Tutto quello che hai detto. E lo ripeti con voce forte affinché la registrazione possa essere chiara. Da che pianeta vieni, qual è la tua missione, come vi alimentate, come comunicate, che dimensione ha quella sfera dove vivete, come la fabbricate, tutto ciò che mi hai detto un momento fa. Sì, lo ripeto un'altra volta. Awak. Siamo grandi, molto alti di statura, capelli bianchi, lisci, occhi azzurri, abbiamo un arco bianco sopra, molto lungo, e siamo molto lontani dal pianeta blu. Non esistono numeri per calcolare la distanza. Non abbiamo un sesso definito, non siamo né maschi né femmine. Sto parlando per mezzo di altri, ma noi non parliamo. La comunicazione è solamente per mezzo del pensiero. Voi della razza umana per mezzo di voi, quando moriamo qua cerchiamo una vita dove ci siete voi e troviamo il modo per essere tutti uguali. È solo amore.
E se siamo in questa vita è per amare. Quando ce n'è bisogno, e di perdonare. Bisogna svegliarsi. Nella galassia dove stiamo noi, il tempo non esiste, né qui né là. Voi volete limitarvi. Bisogna svegliarsi. Il pianeta soffre, il pianeta blu soffre per tutto quello che gli fate. Siamo una civilizzazione che lo proteggiamo, anche voi come razza. Però bisogna salvare il pianeta azzurro, il pianeta blu. E abbiamo bisogno di un accordo con la razza umana. Ci sono battaglie per voi fuori. Non necessitate di sapere niente. Non è necessario cercare nelle civilizzazioni antiche, basta solamente guardare il cielo e guardare la terra. Lì c'è tutto ciò che è necessario sapere. Brilliamo solo di luce e questa luce è solo amore. C'è una fonte grande che sta in mezzo a tutto questo universo infinito. Non c'è né principio né fine. È solo amore. Siete privilegiati a stare dove state. Non avete tutto. Il libro al trio che les dieron se ha visto un poco. Uno decidió no quién, otro no también. Y los que no se fueron también no quieren que Cristo se vaya. Tienen ojos para ver, pero no ven. Avete occhi per vedere, ma non vedete. Que los tienen completamente ciegos. Li avete completamente ciechi. L'unica cosa che bisogna fare è amarsi. Avete un potere infinito, avete tutta la conoscenza. Siete anime eterne. Il corpo è solamente un veicolo che trasporta l'anima allo stato fisico.
Altro ancora? La terra soffre. Il dolore che sta sentendo è il dolore della terra, le lacrime che escono dalla terra. La terra soffre. Si stanno svegliando. Il messaggio che tutti devono avere è l'amore. Solo amore. Altro? No. Bene, Awak, ti ringrazio e mi distacco da te per fare il processo di ritorno con Ewa, che l'universo ti illumini sempre, anche a te. Ewa, preparati che ritorniamo, conterò da 1 a 5 e aprirai gli occhi e sarai molto felice. 1, 2, 3, 4, 5, ritorna. Che giorno è? 26 giugno 2013. Siamo a Medellin, in Colombia, con Aurelio Mejía e con la persona che viene da una cittadina colombiana che si chiama Cali, a 8 ore di macchina da qui.